È un libro che secondo me, ne parlavo adesso con l'autrice, potrebbe benissimo essere la sceneggiatura di un film o di una serie televisiva in cui il presunto regista non avrebbe nemmeno difficoltà a scrivere lo storyboard, tanto l'ha scritto già lei, quindi è tutto molto chiaro, le scene sarebbero chiarissime fin da subito, così come i posti, la descrizione che lei fa dei luoghi in cui si svolge la storia. Questa è una storia, ecco, pregna di emozione. E mi passo il microfono così, senza punti interrogativi a cui io posso dare spazio. Vado. È più rock and roll. Più rock and roll. È un rock and roll, anche Giulia ascolta rock and roll. Che Giulia è una delle due protagoniste di Qualcosa di Vero. E non so, per chi non conoscesse la storia, se volete vi faccio un breve assunto. Giulia, appunto, è una donna di quasi 40 anni, pubblicitaria di successo, fa la copywriter, e inciampa letteralmente in una bimba di quasi 9 anni, Rebecca, che dorme sullo stuoino della sua vicina di casa, una sera rientrando a casa. La bambina è rimasta chiusa fuori, la mamma non c'è, spesso la mamma non ci sarà la notte. In questo modo le due si conoscono, e quindi abbiamo le due protagoniste, Rebecca e Giulia. Rebecca andrà da Giulia a bussare a chiedere se la sera, quando non c'è la mamma, quando lei è da sola, se Giulia le racconta delle fiabe per farla addormentare, perché ha paura a dormire la notte da sola. Giulia non si pone il problema dove sia la mamma, Giulia semplicemente, una bimba di quasi 9 anni, le chiede delle fiabe, lei sa le fiabe, 2 più 2 fa 4, lei va e le racconta le fiabe, perché Giulia è una pragmatica. È una donna che, quando noi la conosciamo, vive da sola, è appunto, come dicevo, una donna di successo, molto appagata dalla propria vita, stabile nel suo equilibrio, non ha relazioni sentimentali in quel momento, d'altra parte una relazione sentimentale forte lei ce l'ha col proprio lavoro, per cui già quello riempie molto, e non ha dei forti desiderata. Arriveranno le domande grazie a Rebecca, che non sono delle domande che lei sfuggiva, sono semplicemente delle domande che lei prima non si faceva, e comincerà invece a trovare delle risposte che non cercava, e quindi a cambiare anche il punto di vista. Per esempio, lei, per lei, essendo appunto lavorando nel mondo della pubblicità, le persone sono dei target, lei ha rapporti, ma non per cinismo o per disprezzo, non è né cinica né disprezza le persone, semplicemente le considera i bambini sono un target, le donne casalinghe sono un target, gli uomini che possono comprare una macchina sono un altro target. A un certo punto tutto questo scoppia e diventa umanità, tutto questo va a bussarle alla porta, la porta che lei apre, e quindi le entra nella vita, e da lì inizieranno le domande, non solo quelle domande, ma inizieranno anche le domande sulle sfumature a cui gli adulti scendono, che gli adulti vivono come quotidianità, ma che invece per i bambini non sono assolutamente naturali. Per i bambini è tutto bianco nero, quindi Rebecca le farà delle domande normali per qualunque bambino. Io ho scritto questa cosa qua di getto, senza punteggiatura, senza virgole, veramente sono tre parole, appena ho finito di leggere il libro e ho scritto questo. Il libro si muove lungo il confine che separa due mondi, quello fantastico e visionario in cui scorazza la fantasia dei bambini, e quello reale, che spesso tende ad essere più vero del vero, che tende cioè a dare una veste drammatica di afflizione, di patimento o cautela, che spinge sempre a fare attenzione, che illumina la dark side delle cose, la parte oscura, quella che potrebbe far del male. Il mondo adulto, insomma, quello che ha già subito il trauma del passaggio da un mondo all'altro, perché di trauma si tratta. Poi si tratta di una donna, e qui si apre un ulteriore universo. Il senso di protezione, di avvertimento, quel voler dire alla bambina: stai attenta, anch'io ero come te, poi sono diventata ciò che sono, cioè grande. È un atto d'amore, quello che fanno gli adulti quando cercano di avvisare i bambini di ciò che li aspetta crescendo, che a volte, come sempre succede nell'educazione dei cuccioli delle altre specie che abitano questo pianeta, e cioè degli animali, si piega verso la crudezza del realismo, inclemente, spesso brutale. Ecco, io ho scritto queste parole perché una cosa mi è stata chiara. Nel carattere della femmina e quello che lei descrive, questo rapporto tra Giulia e la bambina,
questo raccontarle delle fiabe vere, cioè con una brutalità di fondo, se vogliamo, con una crudeltà di fondo, altro non è che un grande senso di protezione che l'adulto ha nei confronti della bambina. E questo è un fatto che secondo me caratterizza un po' tutto il genere femminile. Il genere femminile è molto protettivo. Uno degli aspetti delle femmine è che sono, proteggono ciò che amano. E lo proteggono in maniera feroce,